Ciao ragazzi, ieri c'è stato il match tra Usyk e Dubois, è sicuramente un match che farà discutere nei prossimi giorni per quello che è accaduto nella quinta ripresa, però andiamo per gradi. Match che parte subito con un Usyk dominante grazie al suo lavoro con la mano destra avanti, continuo movimento del tronco e delle gambe. Se ne andava sempre sul suo lato destro, quindi sul lato sinistro di Dubois ogni volta che l'inglese lo attaccava e quindi non gli dava mai la misura. Prima ripresa a favore del pugile ucraino, seconda ripresa a favore del pugile ucraino, terza ripresa che forse possiamo dare a Dubois. Quarta ripresa ancora per Usyk, quinto round dove poi succede il fattaccio. Dubois fa esplodere un montante destro che arriva addosso a Usyk. Tra l'altro, se avete fatto caso, sia nel riscaldamento che nelle riprese iniziali, Dubois ha provato quel colpo diverse volte non andando mai a segno, quindi era un colpo che comunque aveva messo nel suo arsenale per questo tipo di combattimento. Come vedete nella foto, quel montante arriva proprio sopra il pantaloncino di Usyk, ma quel colpo viene giudicato subito dall'arbitro irregolare. Usyk va a terra, si mette proprio seduto, appoggiato alle corde e aveva questo fiato corto. Passano circa 2 minuti, dopodiché lui si alza in piedi, ancora vistosamente in difficoltà. A un certo punto guarda l'angolo ed era un pochettino preoccupato, è come se cercasse delle indicazioni su cosa fare. A un certo punto si avvicina all'arbitro e Usyk dice: "Voglio ripartire, sono pronto, sono pronto". L'arbitro dice: "Prenditi il tuo tempo, non ti preoccupare". Usyk continua a guardare il suo angolo e alla fine si prende quest'altro minuto, quindi passa veramente un sacco di tempo. Fatto sta che poi il match riparte, qualche breve scambio e poi finisce il quinto round. Poi su questo episodio torneremo. Continua il match dal sesto in poi, come se Usyk, infastidito da quello che è accaduto, comincia a spingere di più e comincia ad avere un'azione molto più incisiva contro Dubois e vince tranquillamente il sesto round. Settimo round un pochettino più equilibrato, ottavo round dove poi Usyk riesce a mettere knockdown Dubois. E lo fa con una combinazione molto rapida. Dubois arriva all'angolo molto molto stanco, considerate che subisce il conteggio proprio alla fine dell'ottava ripresa e tra l'altro l'arbitro arriva fino a 8 e dopo suona la campana. Non so se lo sapete, ma per quanto riguarda il regolamento, se tu subisci un knockdown e la ripresa in quel momento finisce, l'arbitro deve comunque contare fino a 8 per farti continuare. Se tu non ti rialzi durante il conteggio, il match lo perdi comunque, anche se la ripresa è finita. Fatto sta che Dubois comunque va all'angolo, visivamente scosso, parte sulla nona ripresa, ormai Usyk capisce il momento di difficoltà del pugile inglese, continua ad accelerare e chiude il match con un tremendo destro che colpisce Dubois e lo manda al tappeto. Allora, prestazione di Usyk, escluso l'episodio del quinto round, comunque sempre di alta classe. Certo che quell'episodio a qualche punto di domanda l'ha portato, nel senso che, allora, per quanto riguarda il mio parere, secondo me quel colpo era buono e quindi sarebbe stato anche un altro combattimento se Usyk non aveva tutto quel tempo a disposizione per poter recuperare. Soltanto che coi se e coi ma non si fa niente. Il giudizio dell'arbitro sicuramente è opinabile, però ripeto, per quanto riguarda la decisione, non avendo l'arbitro a disposizione un rallenti, non può tornare sui suoi passi. Quindi una volta presa la decisione del colpo che è stato, diciamo, fatale per Usyk, che l'arbitro l'ha giudicato irregolare, in questo senso poi comunque il match è stato stravinto da parte di Usyk. Ripeto, per me era un colpo buono e quindi probabilmente il match avrebbe preso una piega diversa, anzi, probabilmente il match sarebbe finito in quel round, quindi Dubois avrebbe vinto per knockout e questa cosa avrebbe creato un sacco di problemi a tutti quelli che hanno fatto pronostici, me compreso, che avevo dato comunque la vittoria ai punti di Usyk. Quindi niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se il colpo era regolare oppure no, se vi è piaciuta la prestazione di Usyk, se vi ha stupito Dubois, e quindi niente. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.